dalle opere giovanili ispirate alla pittura di costume, ai dipinti sacri, ai primi paesaggi e capricci, fino alle vedute di Venezia degli anni della maturità che lo consacrano tra i grandi maestri del vedutismo veneto assieme a Bellotto e Canaletto. A Francesco Guardi, al suo genio originale, Venezia dedica nel terzo centenario della nascita una maestrale esposizione, 100 opere che ripercorrono cronologicamente e per temi la storia dell'ultimo grande vedutista settecentesco. Nato in una famiglia modesta, cresciuto nella bottega di famiglia dove tutti dipingevano, Francesco Guardi deve la sua fortuna alla committenza straniera, famiglie nobili o ricche che visitando Venezia ne volevano conservare un ricordo e che a lungo furono i suoi committenti principali, soprattutto quando nei primi anni della sua vita artistica Venezia rimane orfana di Canaletto, impegnato a lungo in Inghilterra. Ma i vedutisti veneti, e Guardi su tutti, sono molto più che semplici fotografi della realtà dell'epoca, chiamati in occasione di celebrazioni, manifestazioni e visite illustri. Pur nella didascalia di un racconto quasi perfetto, emerge la libertà e il gusto personalissimo di ogni artista. E negli anni Guardi matura una sua personalissima scrittura, quasi una calligrafia trasportata sulla tela. Le figure sono appena abbozzate, macchie di colore sullo sfondo. La prospettiva viene deformata a servizio della libertà di espressione artistica. E quel che a un primo sguardo appare come una copia del vero, a ben guardare, assume un carattere sempre più decisamente astratto e allusivo. L'esposizione al Museo Correr testimonia con una ricchezza di prestiti mai prima d'ora giunti a Venezia le diverse fasi in cui si articola tutta l'attività di Francesco Guardi, dalle scene di vita contemporanea ispirate alla pittura di costume in cui allora primeggiava Pietro Longhi, di cui si possono ammirare in mostra due capolavori, Il Ridotto e Il Parlatoio delle Monache di San Zaccaria. Alle prime vedute che ricalcano lo stile di Canaletto e Marieschi, alle scene di festa e delle cerimonie della Serenissima con il Bucintoro a San Nicolò del Lido, prestito del Museo del Louvre, fino alle vedute più celebri, i grandi paesaggi che arrivano dall'Ermitage di San Pietroburgo, i paesaggi fantastici prestito del Metropolitan Museum di New York. Una personalità a lungo misconosciuta, tanto che Guardi a malapena riusciva a mantenersi con i denari delle committenze, poche e tardive quelle ufficiali della Serenissima Repubblica Veneziana, fra cui quelle per la visita in laguna di Papa Pio VI. E dopo la sua morte, la sua arte cadde nell'oblio e venne riscoperta solo nel Novecento, proprio a Venezia, grazie alla mostra curata da Pietro Zampetti a Palazzo Grassi nel 1965. Questa mostra rappresenta quindi un nuovo e doveroso omaggio alla sua arte originale, che chiude un'epoca che ha reso immortale il mito della Serenissima nel mondo.